Da una parte c'è chi dice che la carne rossa bovina sia un alimento imprescindibile per una sana e corretta alimentazione. C'è chi dice invece che se mangiata in grande quantità, insomma, sarebbe poco salutare. Siccome, lo sapete, a me piace sempre, come dire, verificare ogni affermazione, voglio chiedere conferma e comunque voglio chiedere il parere del dottor Andrea Ghiselli. Come lei sa, la carne bovina non è imprescindibile, come non è imprescindibile nessun alimento dalla nostra alimentazione. Bisognerebbe mangiare tutto, bisogna mangiare tutto nelle dovute quantità. Nelle quantità giuste, ecco perché alcuni dicono che se mangiate in grande quantità può avere dei problemi, può dare dei problemi per la salute. È giusto, perché in grande quantità qualsiasi alimento può dare dei problemi per la salute. La carne rossa, le carni bovine soprattutto, sono delle carni essenzialmente molto magre e ricche di proteine nobili e di minerali molto importanti come il... Ghiselli, che significa proteina nobile? Le proteine nobili sono quelle proteine che non solo contengono tutti gli amminoacidi necessari per la sintesi proteica del nostro organismo, ma li contengono nelle giuste proporzioni, vale a dire che non c'è spreco quando vengono sintetizzate le proteine, non c'è spreco di qualche amminoacido e non c'è carenza di qualche amminoacido. Mi permetta la battuta, e quali sarebbero allora le proteine plebee? Proteine meno nobili, chiamiamole così, sono quelle vegetali, le quali contengono tutti gli elementi necessari, tutti gli amminoacidi, però non sono nella proporzione tra di loro corretta per una sintesi proteica giusta. E quindi qualcuno avanza, o ne manca qualcuno o a qualcuno avanza. Per questo le proteine animali sono molto importanti nella corretta alimentazione. Possono essere certamente vicariate dalle proteine vegetali, i vegani, i vegetariani possono sicuramente sopperire, però serve più cultura alimentare, serve più studio, insomma bisogna che la dieta venga pianificata bene da un nutrizionista. Con le proteine animali invece, purché non si ecceda, non ci sono problemi di questo. Ma nel fabbisogno proteico giornaliero o settimanale, queste proteine, chiamiamole così, meno nobili, non plebee, quanto dovrebbero essere per compensare quelle nobili? Dovrebbero essere certamente di più, perché come abbiamo detto noi abbiamo una miscela proteica necessaria per la sintesi delle proteine per i normali fabbisogni dell'organismo. Se le prendiamo solamente dai vegetali possiamo aumentare la nobiltà proteica mischiando sapientemente cereali e legumi, ma certamente la miglioriamo, ma non otteniamo la stessa qualità proteica che abbiamo nella carne. E poi pensiamo a una cosa: mentre con una fetta di carne, con un etto, ci dà 100 kcal circa, per ottenere la stessa miscela proteica di queste 100 kcal di carne serve un bel piattone di pasta e fagioli, che insomma dobbiamo aumentare nettamente le calorie. Quindi le proteine vegetali sono fino a un certo punto nobilitate mischiandole tra di loro, ma non equivalgono certamente a quelle della carne. La qualità nutrizionale della carne rossa, di cui abbiamo parlato col dottor Ghiselli, è anche garantita da elevati standard igienico-sanitari. Ne parliamo con il dottor Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Inalca. Ma è vero che la carne rossa è il prodotto più controllato del carrello della spesa degli italiani? È assolutamente vero, e questo grazie a due diverse componenti. Una componente pubblica, dei veterinari pubblici che devono visitare ogni singolo animale, ogni singola parte dell'animale per giudicarla idonea al consumo, e poi dall'industria privata che attraverso il suo autocontrollo controlla tutti i parametri chimici, fisici, qualsiasi tipo di rischio. Solo in questo laboratorio vengono effettuati ogni anno più di 150.000 analisi di questo tipo. Quindi le due componenti garantiscono un prodotto assolutamente sicuro per il consumatore. E a proposito del consumatore, quando è lì al supermercato e sceglie la sua vaschetta, come fa a riconoscere il prodotto migliore? Ma allora, innanzitutto, alcune caratteristiche della carne, tipo il colore, la brillantezza, si possono già apprezzare direttamente. Poi la carne bovina, oltre a essere il prodotto più sicuro, è anche quello più trasparente, per cui il consumatore può leggere ogni volta in etichetta tutta la storia dell'animale, dove è nato, dove è stato allevato, dove è stato macellato, e scegliere di conseguenza. Grazie amministratore.
Abbiamo terminato il nostro viaggio all'interno di una delle più grandi realtà italiane di allevamento, di lavorazione e di trasformazione della carne, la grande Cremonini. Abbiamo visto che oltre ad essere un prodotto molto controllato in tutte le fasi della filiera, è anche un prodotto salutare. E allora sapete cosa vi dico? Comprare carne italiana significa fare davvero un acquisto di qualità.